Gerardo Augello è capocronista del Mattino. E guardate un po' la combinazione. Noi celebriamo la nuova edizione del Premio Calise con il capocronista del Mattino, per ricordare un grande capocronista del Mattino, ma in un momento in cui possiamo, sia pure velocemente, come giustamente veniamo richiamati a fare, è nel momento in cui il Mattino va verso i 130 anni di vita cambiando direttore. Allora, Gerardo... Applauso, e qui scatta l'applauso. Gerardo Augello, laurea in lettere alla Federico II, giornalista professionista da 20 anni e capocronista del Mattino, attento ai fatti e alle ragioni che li determinano. Si distingue per il rigoroso controllo delle fonti, autore di libri che hanno ottenuto pregevoli riconoscimenti, pubblicati a Washington. Presiede in Campania il sindacato dei giornalisti che rappresenta anche nella Federazione Nazionale della Stampa. Allora, richiamavo il fatto che dopo 130 anni il Mattino avrà un nuovo direttore. Che possiamo dire? Continuità nella tradizione o rinnovamento rispetto alla tradizione? Buongiorno a tutti. Beh, allora, sicuramente una continuità, perché il nuovo direttore Francesco De Core, molti lo conoscono, è un collega che si è formato, è stato ai massimi vertici del giornale, caporedattore centrale per 10 anni, quindi è una continuità, conosce bene il territorio, conosce ciascuno di noi, quindi noi siamo tranquilli che potremo lavorare con un collega che sa tutto, diciamo, della macchina. È chiaro che bisogna innovare perché le sfide del momento richiedono che il giornalismo, su carta stampata in particolare, si metta in discussione fortemente. Questa fase di transizione digitale infinita, dura da 20 anni, non si riesce a capire quale sarà l'approdo, con le ossa rotte ci arriveremo perché ci sono tagli organici, i mezzi che si rinnovano, che si trasformano, però la domanda di informazione è fortissima, l'abbiamo visto col Covid, dove in pochi giorni sono raddoppiati gli utenti dei siti internet, perché c'era una fame di informazione straordinaria, c'è una fame di informazione di qualità però ormai nelle tue insegne. E questo richiede una fatica enorme perché la verifica delle fonti nei tempi velocissimi dei siti è complicatissima. Allora, mai come in questo tempo anche il giornalismo fa una battaglia di trincea, cioè attestarsi su valori fondamentali. Per noi un valore importante è il meridionalismo. Tu come commentatore, opinionista, questo forum di Sorrento, come lo vedi? Lo vedi realmente come una nuova prospettiva o è una ripetizione di cose che ormai sappiamo a memoria? C'è un punto di svolta secondo te? Io ci ho visto un elemento di novità, nel senso che al di là della presenza simbolica del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio e di tanti ministri, non è stata una sfilata, una parata semplice, è stato diciamo, un nuovo approccio che si basa sulla disponibilità di risorse fortissime che c'è oggi con il PNRR. E che vede il Sud protagonista realmente, non con i soliti annunci e le solite promesse. La difficoltà enorme resta sempre quella di trasformare poi in realtà questo, perché ci si scontra con le procedure complicatissime che richiedono però tempi veloci, e noi su questo come classe dirigente meridionale siamo purtroppo, diciamo, arretrati. Confidiamo che ci possa essere un passo in avanti, perché credo che sia veramente l'ultima chance. E quindi soprattutto un giornale come il Mattino deve essere continuamente, costantemente vigile perché si realizzino gli impegni presi. Allora, consegniamola. Eccola, ce l'hai insieme. Premio Megalis a Gerardo Augello, capocronista del Mattino, questa 29ª edizione del Premio Megalis. E anche il libretto, sindaco, anche il libretto, perché c'è, c'è tutto. Non è un libretto di assegni. No, quelli ve li potete scordare.